Uno dei modi più amati dai salentini per trascendere il reale è la musica. In teoria, le nostre statue dovrebbero saperlo bene, ma per un tempo questa cosa è stata un po' dimenticata a Lecce. La storia con la quale ho deciso di pagare il mio personale tributo agli amici lassù in cima è quella della Notte della Taranta, uno spettacolo che negli ultimi anni ha attirato milioni di persone a Melpignano, un paese della Grecia salentina, ma che proprio qui a Lecce veniva, diciamo così, snobbato. La pizzica è un ballo salentino che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La pizzica di corteggiamento è il ballo che avviene tra l'uomo e la donna, fatto di soli sguardi, in cui l'uomo e la donna non si possono avvicinare, ma si possono soltanto corteggiare con gli occhi. E mentre la pizzica tarantata è questa danza che veniva fatta dalle contadine, i contadini che lavoravano nel tabacco, e venivano morsi da questo ragno, la taranta, e per esorcizzare il veleno di questo ragno danzavano e si dimenavano per espiare il veleno. Atto di pizzicata può essere uccisa, atto di pizzicata può essere uccisa, sotto la putarea di la camisa, sotto la putarea di la camisa, di la camisa, di la camisa. Consuelo ogni estate si esibisce di fronte a 200.000 persone. Non faccio solo questo per lavoro, sono infermiera. Davvero. Manco a farla apposta, la voce della Notte della Taranta cura le persone anche quando non si esibisce. Beh, comunque diciamo che c'è compatibilità tra le due cose, no? È sempre un modo di curare non solo il corpo ma anche l'anima. Tutta la putarea di la camisa, tutta la putarea di la camisa, addio dei pizzicaulu tarantani. Quando io prendo il tamburello in mano, cioè io spazio nei ricordi, nei riscatti del nostro popolo e dei nostri genitori. Tieni conto che Luigi, a me mio padre mi ha lasciato a 19 mesi, mia madre mi ha lasciato a 19 mesi per andare a trovare fortuna all'estero e quindi sono stati in Svizzera e quindi io vedrevo mio padre e mia madre una volta all'anno e quindi questa musica, questa terra, adesso che siamo riusciti a farci conoscere, sì, è un riscatto, è una liberazione. È una felicità per me. Sono stato a Ginevra, nel paese di mio padre. È stato, diciamo, il mio primo approdo, proprio per vedere questa musica, l'effetto che faceva. Grazie alla musica lo stato della mente cambia tantissimo, perché cerchi comunque di comunicare con la persona che hai di fronte ed esprimi anche delle emozioni che magari parlando, comunque avendo un dialogo con una persona, non riesci ad esprimere. La mia passione per questo ballo è iniziata a 5 anni, quando sono riuscita a mettere piede qui in Italia, perché ho origini rumene. Sono riuscita ad appassionarmi a questo ballo grazie a papà, che mi ha sempre portata nelle piazze, in mezzo alle persone. Poter ballare questo ballo per me significa tanto. Ero una bambina molto trista, tra il vivace e anche il melodrammatico, e quindi i miei genitori hanno ben pensato di farmi imparare la pizzica. Cioè, te l'hanno fatto imparare la pizzica perché eri una bambina triste, no? Ho capito male. Ero una bambina vivace. E allo stesso tempo a volte appunto avevo questi momenti in cui ero difficile da gestire e infatti nessuno avrebbe mai scommesso su di me su un palco, invece ho danzato con gioia. Da leccese non ho avuto un indottrinamento in famiglia. È sempre stata una musica associata all'agricoltura, alla povertà, quindi non se ne parlava tanto in famiglia. Se facevi delle domande si glissava sempre il discorso perché era un argomento tabù. E anche per questo, diciamo, purtroppo abbiamo perso per un certo periodo
le nostre tradizioni e le nostre radici. Se si parlava di tarantismo, essendo un argomento delicato dove delle persone soffrivano, chi aveva tarantato o tarantati in casa si vergognava di questa cosa, quindi non era un argomento di cui andare fieri, diciamo, e parlarne. Ma davvero il morso di un ragno era capace di tutto questo? Si parla soprattutto di tarantate donne, ma in realtà c'erano anche tarantati uomini. Ci sono degli esempi di persone che magari, non potendo mostrare la loro sessualità o la loro omosessualità, sfogavano questo malessere associandolo al morso del ragno. Per uno strano gioco del destino, Lecce è riuscita a far pace con il suo passato grazie a un'isola dei Caraibi. A casa mia non si parlava il dialetto, diciamo a Lecce, neanche a scuola, le scuole elementari, medie, mai parlato in vita mia. Quando sono arrivata alle superiori avevo tanti compagni che venivano da più parti del Salento e quindi loro parlavano il dialetto e io non capivo quello che dicevano. Quindi è stato proprio uno schiaffo morale per me. Quindi mi sono messa a studiare, diciamo, attraverso la musica non popolare, ma bensì all'inizio con la musica dei Southern Sisters.